Poi ci sono i sogni che erano di Rita e che probabilmente se siamo ancora qua, questi sogni forse li abbiamo ancora anche noi. In un giorno, come tanti altri, mentre passeggiavo da sola per strada, ero talmente attratta da tutte le vetrine che mi circondavano, che non so come, ad un tratto, boom, inciampai e caddi. Non so come ero caduta, ma mentre cercavo di rialzarmi, mi apparve un piccolo bambino che mi chiese dolcemente se poteva aiutarmi. Mi porse la mano e io mi alzai. Confusa com'ero, mi accorsi solo più tardi che quel piccolo e dolce essere aveva gli occhi rivolti nel nulla. Lo fissai intensamente e solo allora capii che egli non vedeva. Io, tremante, non riuscivo a staccare la mia mano dalla sua. Mi domandavo qual era la causa che mi aveva fatto cadere. Mi guardai attorno, ma non riuscii a vedere niente, forse solo per una strana curiosità. Quel bambino mi chiese che cosa vedessi io in quel momento intorno a noi. Beh, io gli dissi che vedevo volare centinaia di gabbiani accompagnati da grandi speranze, dolci sogni e incantevoli illusioni. E poi gli dissi che la gente aveva un grande sorriso che illuminava il loro volto e nei loro occhi traspariva la dolcezza, tanta, tanta dolcezza. E poi che c'era un grande sole che faceva risplendere le nostre vite e un amore immenso che apriva ognuno di noi al prossimo. Ma senza farmi finire di raccontare, mi chiese se anche i miei occhi non vedessero. Gli risposi di no e lui, sorridendomi, andò via.